Abbiamo ricevuto una email di un uomo adulto che, ascoltando le nostre puntate, mi ha detto, quasi risentito, che non è possibile che Dio vuole il sorriso da parte nostra. Anche perché dice questa persona che lui non ha mai sorriso nella vita, perché mai nessuno gli ha sorriso nella vita. E dice, come faccio io a sorridere a Dio se lui stesso non mi ha dimostrato il suo sorriso nella vita tragica che io ho? E poi mi dice, come facciamo, per esempio, quando prego, a sorridere? Beh, fermo restando che queste parole sono vere, sono autentiche e sono parole che nascono da un cuore toccato, ferito, io non ho una risposta, non ho una soluzione. Questo amico mi ha chiesto una soluzione. Io posso solo dire che molte volte siamo noi che non sentiamo, che non vogliamo, non possiamo vedere il sorriso di Dio. Questo sorriso che delle volte lo percepisco dentro e questo sorriso che delle volte lo percepisco attorno a me. Voglio raccontarti, ecco, solo questo posso farti, una mia esperienza. In un tempo molto duro per me, ero triste, ed eppure ero giovane, ero triste, ero arrabbiato con gli uomini, con Dio, ma alla fine ero arrabbiato con me stesso. Mi sentivo del tutto solo e io cercavo qualcuno che mi sorridesse, che mi desse gioia, eppure ero triste. Bene, un giorno, per caso, sono entrato in un bosco, come questo, vedete. E sono entrato lì più per disperazione che per cercare pace. Sono entrato senza sapere perché. Eppure, in quel bosco dove sono stato diverse ore, io ho sperimentato il sorriso di Dio nel silenzio, nella preghiera, che poi è scaturita di là, e nella natura. Dio mi sorrideva con quelle folate di vento, mi sorrideva con il silenzio che io avevo nel cuore. Ecco, questa è la mia piccola esperienza. Allora voglio dire a te e ad altri, cerchiamo di entrare dentro di noi, perché il sorriso di Dio non lo troveremo nel chiasso, lo troviamo dentro di noi, ma lo possiamo trovare anche sul volto di chi ci ama, di un amico, di una persona che incontriamo per caso, di un libro, di un luogo. E sono convinto che Dio sorriderà a te, sorride a tutti e continua, come ha fatto con me, a sorridere sempre. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.